Una buonasera dagli studi di cicliste.eu e benvenuti a questa nuova puntata alla scoperta delle ragazze della Breganze Ciclo Club 96 Chiara Pierobon, guidate dal DS Stefano Franco. E questa sera andremo a conoscere tutti, compreso me, perché e ne parlavo poco fa, non conosco niente di lei, la neo promossa nella categoria junior, Chiara Manfro. Buonasera Chiara, benvenuta fra noi. Ecco, Ciao, grazie allora, l'anno scorso allieva, quest'anno il salto di categoria nelle junior. Quali sono le tue emozioni, le tue sensazioni? Allora, diciamo che all'inizio ero molto, diciamo, non spaventata, però un po' intimorita perché non sapevo, diciamo, niente, non so tuttora ancora abbastanza. Sono molto agitata anche dal fatto che comincia ad avvicinarsi anche la prima gara, non so cosa aspettarmi, però sono, diciamo, molto volenterosa di voler fare sempre meglio, di voler anche crescere personalmente e spero che, diciamo, questa stagione mi possa insegnare tanto e possa maturare e niente, non so letteralmente cosa aspettarmi, però sono veramente molto curiosa e voglio anche fare assolutamente bene, non voglio deludere nessuno e niente, spero che No, vada tutto bene. sei giovane, sei abbastanza, però sei decisa, insomma, diciamo, no? Decisa a affrontare la lotta per questa nuova stagione. Sì, assolutamente, non vedo l'ora di iniziare anche con le gare e tutto, e anche con gli allenamenti mi sto trovando molto bene, e pensavo di non essere pronta, invece vedo che comunque non sto andando male, quindi insomma spero che continua così la cosa. Appunto, allora perché poi le sensazioni vengono nel momento in cui si inizia a pedalare nella categoria di appartenenza con le compagne che sono più grandi di te e poi l'allenatore che insomma, quindi sono sensazioni che vedi, che hai visto strada facendo, ecco. Quindi mi sembra di capire che sei più positiva dopo questa prima esperienza. Come sono andati gli Sì. allenamenti fino ad oggi? Beh, bene, dai, abbiamo fatto un primo allenamento di squadra quando eravamo andati in ritiro e anche lì diciamo che ero un po' intimorita perché non sapevo se magari riuscivo a stare in gruppo oppure se avevo il passo giusto, però comunque ho notato che riuscivo e anche adesso strada facendo con tutti gli allenamenti riesco a trovarmi molto bene, riesco a organizzarmi anche con la scuola. E quindi non ho, diciamo, alcun tipo di difficoltà anche da questo punto di vista. E niente, sono, diciamo, abbastanza positiva anche perché penso che se parto positiva, diciamo che magari posso aspettarmi anche qualcosa di meglio invece che partire magari un po' demoralizzata o negativa. Quindi è una filosofia di vita, diciamo, che potrebbe essere quella giusta, insomma, mi sento abbastanza bene e quindi perché no, insomma, parto in maniera positiva per affrontare meglio gli ostacoli che si presenteranno in una categoria così, diciamo, impegnativa perché, lo ripetiamo, per le ragazze junior, quindi Chiara è proprio, casca proprio precisa su questo argomento. Lo scorso anno gareggiava nelle allieve, quest'anno si ritrova nelle junior e si troverà a gareggiare anche con le Open. Quindi con queste ragazze più esperte. Abituati a tirare dei rapporti, avere rapporti liberi, mentre le junior hanno i rapporti. Spiegaci un po' te, dal tuo punto di vista, questa situazione.
Diciamo che ero anche molto abituata a utilizzare dei rapporti abbastanza agili quando ero allieva perché la mia squadra si improntava soprattutto su quello e quindi anche il fatto di dover utilizzare dei rapporti molto più, diciamo, pesanti e più duri è stata anche una grande novità per me. E infatti si può vedere soprattutto dagli allenamenti che io sono abituata di solito a pedalare molto agile e quindi mi sto anche cercando di impegnare, di utilizzare dei rapporti, diciamo, che vanno oltre quello a cui ero abituata. E sì, so anche il fatto che comunque le gare saranno alcune, soprattutto la maggior parte saranno gareggiate con ragazze molto più grandi di me. Come ad esempio, non so, una Letizia Paternoster o comunque ragazzi, diciamo, di un certo livello, di un certo spessore, ma anche il semplice fatto di gareggiare con le mie stesse compagne di squadra che magari in quest'anno sono under, sicuramente avrò tantissimo da imparare da loro. E quindi cercherò di fruttare al meglio questa esperienza e cercherò comunque di dare sempre il meglio di me e di non arrendermi mai. Mi sembra più che tu lo prenda come uno stimolo, no? Questo di gareggiare con ragazze più grandi, con le Open, con le Elite no, però con le Open è uno stimolo per te importante che potrebbe fare anche già la differenza al primo anno. Speriamo, speriamo, anche se comunque so bene che sarà molto difficile perché sono ormai delle vere e proprie donne in confronto a una ragazza, diciamo, adolescente, semplice come me. Quindi sarà molto dura, però dai, cerco di passarlo e di affrontarlo nel miglior modo possibile. Senti, per chi non ti conosce, spiegaci un po' quali sono le caratteristiche di Chiara a livello ciclistico, che fino ad ora hai scoperto, quali sono i terreni in cui ti trovi a tuo agio, dove invece ti può creare qualche complicazione, dov'è che puoi migliorare, insomma, raccontaci un po' di te. Allora, io mi sono sempre trovata bene in pianura, anche nelle gare in linea, non ho mai avuto, diciamo, particolari difficoltà. E sicuramente un mio punto debole sono i cambi di ritmo, infatti sto cercando di migliorare appunto su quello in tutti i modi possibili e anche negli allenamenti che ci dà Stefano sto cercando comunque di metterci più impegno proprio negli esercizi basati sul cambio di ritmo, perché so che comunque è una mia debolezza. In salita me la cavo abbastanza bene e diciamo che sono normale, in senso non sono chissà che forza, però comunque me la cavo abbastanza bene. E sicuramente un altro punto debole è la discesa, perché ho paura. Cioè, in allenamento cerco di frenare un po', poi ovviamente in gara mi butto se devo magari, non so, recuperare magari quello che ho perso in salita o qualcos'altro. E un'altra cosa un po' che mi spaventa sono le curve, perché sono caduta tante volte l'anno scorso, soprattutto nel mese di agosto, e sempre solo in curva, soprattutto in gare, non so, bagnate, io ovviamente frenavo magari e quindi facevo la scena della saponetta che cadeva. E niente, cercherò di impegnarmi al massimo e quindi di superare anche magari queste mie paure. Nel gruppo diciamo che riesco a muovermi abbastanza bene, non ho paura del contatto fisico oppure non so, di magari dare non so, qualche gomitata per farmi spazio. Però diciamo che ecco, alcune cose vanno molto migliorate e anche Anche qualche sperare. gomitata per darti spazio addirittura. Sì, io sono piccolina, quindi diciamo che non sono né troppo alta né anche troppo bassa, però anche piccolina un po' lo sono. Quindi già insomma si incomincia a prendere diciamo spunti dalle volate di Sagan, Groenewegen. Diciamo che anche nella categoria dell'allieve bisognava farsi spazio in qualche modo perché erano molto cattive alcune, sinceramente, quindi diciamo che insomma un po' di gomitate bisognava darle qualche volta. Ecco, quindi allora sfatiamo questa sera il detto che il gentil sesso in bicicletta sembra quasi no. Qui, voglio
da quello che si capisce, in gruppo sono gomitate, quando c'è bisogno, ovviamente, no? Ovviamente, Nei sono fatte termini nel alcune. regolamento, perché se no il giudice poi ti squalifica. Sì, ecco, non da buttare per terra le persone, giusto un attimo di dirgli stai attento che ci sono anch'io. Insomma, se mi fa passare bene, se no, se no passo. Se mai passo dopo, però Se intanto no, mai passo. mai passi dopo. Però, insomma, mi sembra di capire, non conoscendoti, che se non hai paura, ti butti anche un po' troppo, e poi ecco che arrivano anche le cadute, specialmente sul terreno Sì. bagnato, sulle curve, oppure sbaglio in questa mia Sì, no, è interpretazione. vero, non ho mai avuto, diciamo, grande particolare paura per il gruppo e tante volte questo è stata, diciamo, un problema perché ovviamente non avendo paura, non avevo paura neanche del rischio delle cadute e quindi ovviamente qualche volta succedeva che cadevo. Cioè, per esempio, nel mese di agosto del 2021 ho fatto un mese solo a cadere perché magari, non so, cercavo di passare troppo al bordo della strada, quindi finivo, diciamo, fuori strada, oppure a volte cadevano davanti di me e in quel momento, quando si è in gruppo, non c'è altro, o sei davanti in prima fila, oppure niente, come la caduta allo zoo Testino, per esempio, è stata una caduta che ha preso tutto il gruppo e lì fai poco, soprattutto se è una strada stretta. E te non potevi mancare No, ovviamente non potevo. C'era anch'io lì dentro, poi mi sono rialzata e l'ho finita, però comunque c'era anch'io. insomma, è già questo, dice, in quella caduta c'era anch'io, ma però io vedo che Chiara partecipa come tante altre ragazze anche alle gare su pista, e questo dovrebbe darti una maggiore sicurezza, una maggiore tecnica. Prepararti anche a affrontare, diciamo, a evitare, a saltare la caduta. Quindi raccontaci un po' questa tua voglia della multidisciplinarietà, come viene detto, no? Allora, noi abbiamo incominciato a fare pista quando eravamo esordienti primo anno, perché la nostra squadra, diciamo che come altro, diciamo, spunto del ciclismo aveva preso anche la pista. Ovviamente noi potevamo scegliere se farlo o meno. Io ho deciso di provare perché anche quando ero giovanissima mi avevano fatto provare ad andare in una bici senza freni e con lo scatto fisso ed è stata veramente una nuova, diciamo, esperienza per me. E appena sono montata sulla bici da pista e ho provato, mi sono divertita tantissimo. Ho avuto soltanto un po' di difficoltà a fermarmi, infatti sono caduta sull'erba perché non riuscivo a fermarmi. E niente, da lì è incominciata, diciamo, 4 anni di esperienza su pista, che è vero, ti insegna molto ad andare in bici anche questa, oltre ovviamente al ciclocross che è molto importante anche quello, anche se io non l'ho mai Quindi non fatto. ti fai mancare neanche il fuoristrada. No, no, quello io no, non l'ho mai fatto. Facevo mountain bike quando ero giovanissima, ma poi ho smesso e non ho più continuato. E però comunque la pista è vero, ti dà un più controllo della bici, perché senza freni, con lo scatto fisso, devi avere tu il controllo della bici e non la bici il controllo di te, diciamo. Ecco, perché insomma, infatti è importante anche prevedere un attimino, no? Anch'io, quando facevo il ciclista, e a differenza tua, quando c'era il maltempo e pioveva, io mi trovavo bene, perché avevo trovato una soluzione di gestire bene, di gestirmi in confronto a quelli che stavano leggermente davanti a me. E quindi trovavo sempre le traiettorie giuste, magari per evitare la caduta, anzi, mentre gli altri cadevano, io riuscivo a. E quindi col maltempo ho sempre fatto grandi, diciamo, prestazioni, grandi gare, ho evitato le cadute. Poi quando sono caduto mi sono fatto male davvero, però. E quindi su questo Stefano Franco deve fare anche un lavoro, secondo te, a livello tecnico, oltre che atletico e tattico.
Ma in realtà, secondo me, Stefano sta facendo già tanto per noi, perché comunque a livello tecnico ormai, sinceramente, quando diventi juniores dovresti essere capace di maneggiare la bici, soprattutto magari se lo fai da tanto tempo. Io è 11 anni ormai che faccio ciclismo, quindi teoricamente dovrei avere l'esperienza necessaria per saper guidare la bici. Le cadute fanno parte del ciclismo e sono un rischio praticamente del mestiere, quindi bisogna accettare anche il fatto che c'è la possibilità che in gara si, diciamo, manifestino delle cadute. Quindi. Ma guarda che però c'è sempre da imparare, ricordati, io ho avuto modo e c'è sempre da imparare, non si smette mai a livello tecnico e ci vuole anche la fortuna di trovare le persone giuste che ti sanno insegnare tanti segreti che in bici sono poi alla fine, poi sono quelli importanti che ti danno quella. Io ho avuto un grande maestro che ci tengo a salutarlo. E si chiama Cesare Cipollini, fratello del poi più famoso Re Leone, no? E adesso ha un figlio che ha quanto te, praticamente, perché anche lui è un junior di primo anno, Edoardo, che sta vincendo tanto, saluta tutta la famiglia. Però per me Cesare mi ha insegnato cose che veramente fantascientifiche con la bici. Quindi su questo è importante sempre avere questa mentalità di imparare, ma in pista sono Allora, sì, arrivati anche qualche diciamo. risultato, mentre su strada ti sei un po' fra le cadute, fra un po' di sfortuna, e su pista è arrivato anche dei risultati. Sì, sono riuscita a raggiungere, diciamo, dei risultati. Diciamo che sono molto più legata a quello che avevo raggiunto quando ero esordiente il secondo anno con la mia compagna di squadra e avevamo vinto, diciamo, il campionato regionale della Madison e è stato divertente quel giorno perché noi non sapevamo assolutamente come fare la Madison, però diciamo che ci hanno, tra virgolette, non obbligato, però imposto di provare a tutti i costi e noi abbiamo provato e ho detto vabbè dai proviamoci, vediamo come va, l'importante è che ci divertiamo e proviamo e alla fine è arrivata la maglia molto inaspettatamente e niente, siamo state veramente molto contente. Prima di chiederti di spiegare cos'è la Madison, perché non tutti lo sanno, ti vorrei fare una domanda che ha posto un mio collega, è un giornalista napoletano, che lui si occupa, è uno specialista del calcio femminile, che io sto cercando di deviare e di portarlo verso il ciclismo, e che lui chiede, dice, ma oltre al ciclismo, studi, cosa studi? Allora, io faccio il liceo linguistico, è un liceo, diciamo, abbastanza impegnativo, però comunque molto, diciamo, fattibile, cioè non è come tutte le scuole, d'altronde tutte le scuole sono difficili. E col ciclismo riesco comunque a fare entrambe le cose, quindi diciamo che non mi crea alcun problema. E quindi mi sembra che ti stai preparando per affrontare, diciamo, le gare in futuro, le gare World Tour, dove sapere le lingue sarà molto importante. Speriamo, quello diciamo che è un po' un sogno. Ecco, appunto, a proposito di sogni, ma cosa sogni a livello professionale con lo studio, perché è importante, più della bicicletta, ecco, quindi tanto per chiudere la domanda di Maurizio Stabile, da grande, andando avanti negli studi, cosa sogni di raggiungere? Oddio, io ho tante idee per la testa, cioè mi piacerebbe fare veramente tante cose e mi piacerebbe comunque andare all'università, certamente, perché diciamo è un, diciamo, un mio interesse e mi piace molto l'ambito della criminologia, comunque quelle cose lì. Però mi piacerebbe anche fare un lavoro che riesca a salvare le persone magari da delle malattie molto gravi, non so, ad esempio i tumori, mi piacerebbe molto aiutare e salvare la vita delle persone comunque in generale. Ecco, quindi ci sono dei buoni propositi nei pensieri di questa giovane ragazza che la riportiamo sulla strada per conoscere
le sue doti di ciclista. Allora si è detto che, anzi, prima di entrare in questo argomento, spiega un po' a chi, come Maurizio Stabile o altri, non conoscano cos'è la Madison. Cos'è la Madison, come si disputa, facci innamorare di Allora, questo sport in pista. la Madison è una gara in pista che è praticamente una corsa a punti, quindi una corsa dove ogni tot di giri si fa una volata e il primo prende 5 punti, il secondo 3, il terzo 2 e il quarto 1. Solo che invece che farla individualmente si fa a coppia e ogni volta che si raggiunge il proprio compagno bisogna darsi il cambio attraverso una spinta con il braccio e quindi bisogna staccare cioè una mano dal manubrio e spingere il proprio compagno che quindi ti dà il cambio e ovviamente bisogna cercare di fare i più punti possibili per vincere la corsa. Ecco, quindi una competizione regina, una volta si chiamava l'americana, proprio perché È era nata in l'americana, sì. America al Madison. Oggi si chiama Madison, però è sempre per noi vecchi Sì, sempre l'americana, anch'io, sempre chiamata così. è l'americana, è una bella disciplina, insomma, per chi la pratica e anche per chi la vede, perché è molto tattica, molto. C'è un'altra persona qua, intanto c'è il tuo allenatore che ci dà la buonasera e noi contraccambiamo e Certo. ringraziamo per la presenza. Poi c'è Guido Cavalli che dice: chi ti ha trasmesso questa bella passione per la bici? Allora, mio papà, diciamo che quando io sono nata lui già andava in bici e solo che piccolina non ne ho mai voluto sapere, proprio non volevo assolutamente andare in bici, solo che una sera guardando, diciamo, Telerena, che è un canale qua di Verona che fa anche delle interviste sui giovanissimi, diciamo, mio papà mi chiama, mi fa vedere alla televisione che c'erano questi bambini e io a 5 anni gli ho detto: oh, che bello, voglio andare anch'io in bici, assolutamente. Infatti io ho imparato ad andare in bici senza rotelle con la biciclettina, quella piccola del Giro d'Italia. E quindi era già una bici da corsa vera e propria e ero improntata sulla bicicletta, sul ciclismo. E all'inizio i miei genitori, diciamo che hanno aspettato prima di trovare una squadra perché magari hanno detto è piccola, non sa ancora magari cosa vuole fare, può cambiare idea. Solo che andando avanti col tempo continuavo a chiedere di voler iscrivermi a una società, alla fine mi hanno iscritta e adesso sono junior primo anno. Ecco, quindi abbiamo risposto anche a questo nostro spettatore, insomma. E quindi poi è nato questo grande amore, un grande amore che per ora mi sembra indissolubile. Sì, veramente, ormai fa parte di me e non riesco a distaccarmi, non posso neanche pensare, diciamo, non so, non fare l'allenamento, cioè non riesco a immaginare la mia vita per ora senza il ciclismo, diciamo. Ma infatti, senti, a proposito di grandi passioni, quindi che ti ha preso questo, qual è la cosa più bella che ti piace del ciclismo, che ti dà e quali sono anche per ora le situazioni, diciamo, meno belle, se le hai vissute, speriamo di no. Sempre sulla bici. Allora, la cosa che mi piace di più, è, diciamo, quello che ti trasmette il ciclismo, quindi ti insegna molte cose, ad esempio non mollare, non arrendersi, diciamo, alla prima difficoltà, perché se lo fai non vai da nessuna parte, e ti insegna anche molto di avere la grinta, di anche credere in se stessi, cosa che comunque per noi, diciamo, giovani e per le persone è anche un po' difficile, magari non si ha molta autostima e allora si tende, diciamo, a pensare che non riusciamo ad arrivare a un determinato scopo, a un determinato obiettivo. Purtroppo ho notato che il ciclismo femminile viene molto sottovalutato ed è una cosa purtroppo che è successo e succede ancora. Per fortuna quest'anno si stanno, diciamo, un po'
ampliando gli orizzonti per il ciclismo femminile. Per esempio, ho sentito che hanno anche introdotto il mondiale per le under 23, cosa che prima non c'era, c'era solo per i maschi. E, però comunque sì, è successo che noi ragazze venissimo un po' discriminate durante, diciamo, le nostre gare. Basta pensare anche alla quantità di gare che ci sono per i maschi, non so, di qualsiasi categoria, e a quante gare ci sono per le femmine, che sono molto di meno rispetto a quella dei maschi. Ecco, vedo che sei molto aggiornata, che segui molto anche questa, diciamo, un po' la politica del ciclismo, no? E questo mi fa piacere che ragazze giovani abbiano già le idee chiare su quella che è la realtà del suo movimento, del nostro movimento. E in effetti, diciamo che le ragazze sono penalizzate perché hanno questi salti di categorie, come parlavamo prima, da allieve, junior, passano già. E quindi da una parte è stimolante, ma da una parte insomma non è proprio la strada migliore per uno sviluppo e una crescita graduale, no? Questa qua. Poi ci sono poche corse, diciamolo, queste corse sono a livello nazionale, quindi ci sono grandi spostamenti. Sì, perché comunque, ad esempio, l'anno scorso noi abbiamo avuto la fortuna che avevamo delle gare abbastanza vicine, però gli anni precedenti, ovviamente anche alla situazione del Covid, avevamo gare in Friuli, oppure, non so, in Trentino, che alla fine non era molto distante, però in confronto alle gare che avevano i maschi sempre nel Veneto, diciamo, ci sentivamo un po' penalizzate, anche perché dovevamo svegliarci molto presto, verso le 4, perché magari non andavamo via il giorno prima e avevamo la gara la mattina, e allora dovevamo alzarci alle 4, partire, andare e fare anche magari dei lunghi viaggi. E quindi Cosa sì. che però a voi ragazze non è che dispiaccia molto perché siete sempre in giro, quindi anche le trasferte magari nelle Marche, in Sì, Campania quello o. sì. È Beh, sempre. adesso sicuramente sarà tutto diverso perché io non ho mai fatto queste trasferte comunque così lunghe, magari anche di un paio di giorni. Noi andavamo sempre via la mattina, però certamente una cosa che mi è sempre piaciuta sono i viaggi in furgone con le proprie compagne di squadra, perché comunque puoi socializzare, puoi parlare, magari anche ti confidi, quindi sono cose molto belle, diciamo, da condividere. Anche l'aspetto, insomma, interpersonale che si crea, l'amicizia, no? Che si crea Sì, con le compagne. Ma sicuramente. svegliamo questa cosa, visto che com'è il rapporto fra compagne di squadra? Perché si sa che le donne sono un pochino più, fanno più buon viso a cattiva sorte, sono un po' più gelosette, se si devono fare un dispetto se lo fanno, più che di un uomo, no? Ma com'è l'ambiente nel Allora. furgoncino di una squadra ciclistica femminile? Allora, io l'anno scorso ho avuto, diciamo, non ho avuto problemi da questo punto di vista perché eravamo molto unite, cioè siamo diventate unite sin da subito, da quando eravamo esordienti, e non eravamo, anzi, eravamo felice l'une delle altre se qualcuno faceva qualche risultato. Mi ricordo quando una mia compagna di squadra l'anno scorso aveva fatto un risultato e diciamo che ci siamo praticamente messe a piangere tutte perché eravamo troppo contente per lei perché se lo meritava veramente tanto. E quindi eravamo tutte contente, siamo sempre appoggiate. Ovviamente capita che le litigate ci siano perché magari, non so, hai fatto la mossa sbagliata in gara oppure puoi aver in qualche modo ferito i sentimenti dell'altra, ci sta sicuramente. Quest'anno devo dire che ho trovato delle compagne di squadra splendide, mi hanno accolte tutte col sorriso e tutte simpatiche veramente, cosa che cioè, veramente mi ha stupito, non avrei mai detto. E non, diciamo, per le persone, proprio perché in un ambiente nuovo, non so, magari posso risultare antipatica o cose del genere, invece veramente non hanno avuto pregiudizi di alcun tipo nei miei confronti, sono sempre state gentilissime, simpatiche, no, devo dire che sono veramente contenta. Però diciamo questo, riparliamo un attimino anche della società che ti è cresciuta, no? Del Bovolone, se non sbaglio. Allora, io sono stata da tutti i giovanissimi con la Bruno Gaiga,
che è una squadra qua vicino Verona, e poi sono andata invece alla Luc Bovolone perché diciamo che questa mia squadra non faceva le esordienti donne, le allieve donne, quindi sono andata alla Luc Bovolone per Ecco, forza. anche questo è un problema che riguarda un pochino più il femminile. Le società, i team fanno tutti dei grandi sacrifici, però purtroppo non tutte riescono a portare avanti le categorie e quindi di permettere alle ragazze di salire nella propria squadra, no? E quindi come la vedi te questa situazione in cui si cambia squadra con la categoria spesso. Quindi nuove compagne, Allora, nuovo allenatore, nuova società. diciamo che da una parte è positivo perché comunque riesci anche a conoscere nuove persone, riesci a conoscere anche punti di vista diversi, puoi conoscere anche delle persone diverse che ti allenano anche in maniera diversa, quindi ti aiutano anche a crescere. Però può anche essere difficile perché comunque non, magari non riesci a ambientarti bene, non trovi magari le persone che ti accolgano al meglio. Per fortuna io non ho mai dovuto sperimentare questa cosa, mi sono sempre trovata bene con tutte le squadre con cui sono andata. Infatti anche quando sono andata a Luc Bovolone, anche lì mi hanno veramente accolto con un gran sorriso, hanno sempre creduto in me. Sempre, questo è stato un punto fisso e anche Stefano quest'anno vedo che diciamo mi dice sempre di crederci e questa cosa veramente mi fa molto piacere perché comunque a volte tendo a non credere molto in me stessa perché non so, magari non riesco a raggiungere un determinato obiettivo che mi sono diciamo preposta e quindi di conseguenza tendo a crederci di meno. Però quando mi sento dire dai, credici, cose del genere mi fanno venire più voglia e mi incoraggiano, diciamo, anche a fare sempre meglio. Poi un allenatore particolare come Stefano che comunque ha un trascorso, diciamo, importante, no? Per aver tirato su delle ragazze molto brave, come prima e tu hai rammentato Letizia. Quindi, diciamo, perché per una ragazza l'allenatore è importantissimo, no? Perché al primo impatto magari si accorge subito. Se questa persona per lei è competente, se la sa capire, cosa secondo te un allenatore, quali caratteristiche dovrebbe avere per ambire a diventare un grande allenatore nel ciclismo femminile? Beh, sicuramente deve dare fiducia alle sue atlete e quindi anche credere in loro sicuramente e poi deve anche saper farsi, diciamo, tra virgolette, fidare dalle atlete, nel senso le atlete devono avere fiducia in lui e sicuramente dimostrando anche di sapere le cose. E poi secondo me è molto importante anche che ci faccia vedere quello che sbagliamo per poi farci capire e quindi noi possiamo imparare dai nostri errori per poterci, diciamo, migliorare. Ecco, quindi insomma hai fatto un bel quadro che è importante, no? Che la figura del tecnico che si avvicina alla categoria femminile, insomma, ascoltando Chiara, nonostante i suoi 16 anni, vi rendete conto che siamo già di fronte a una donnina matura. Che comunque ha già le sue esperienze nel ciclismo e che è già in grado anche di poter valutare tante situazioni. Ecco. Cos'è cambiato quest'anno con questo salto di categoria, cambio squadra? Cos'è cambiato negli allenamenti, nella preparazione atletica? Sì, sicuramente la preparazione e gli allenamenti soprattutto perché io ero abituata ad allenarmi 3 volte alla settimana e più ovviamente la gara, oppure non so, gli allenamenti in pista, ma comunque anche in un chilometraggio inferiore. Poi diciamo che anche col Covid è stato molto più difficile mantenere un ritmo di allenamento sempre costante come sta accadendo quest'anno,
e quindi ho notato anche dei cambiamenti proprio fisici del mio corpo che sono dovuti soprattutto agli allenamenti. Sono proprio cambiata fisicamente e anche la palestra, ho scoperto un nuovo mondo. Nella preparazione invernale non sapevo dell'esistenza di certi macchinari, come si potessero usare tutto, quindi è stato veramente tutto nuovo per me, non sapevo cosa, cioè non sapevo niente, diciamo. Sì, sono sempre stata abituata a fare in palestra esercizi comunque a corpo libero, senza l'uso di macchinari, quindi di conseguenza è stato tutto nuovo per me. Che poi insomma è stato anche giusto perché fino a che sei stata allieva e come hai detto il corpo di un adolescente in via di sviluppo, quindi evitare magari gli allenamenti troppo duri anche in palestra come pesi oppure anche fare distanze più lunghe della gara durante gli allenamenti o fare troppi allenamenti da allieva, anche per me sicuramente sarebbero serviti a ben poco se non ad appesantirti. Invece, ecco, andando avanti in questa tua crescita, vedi che ora junior di primo anno, il corpo che cresce, la mentalità, e piano piano aumenti graduatamente insieme a tutto il tuo sviluppo. Insomma, questa dovrebbe essere la strada giusta per tutte le ragazze che fanno ciclismo, no? Evitiamo di puntare alle grandi vittorie, vincere piace a tutti, però è giusto dare tempo al tempo. Sì, sono assolutamente d'accordo, anche perché anche i miei allenatori, diciamo, passati mi hanno sempre detto che non serviva nulla, diciamo, caricarci adesso che anche siamo, tra virgolette, piccoli, perché eravamo piccoli, no, non puoi, diciamo, No, anche senza metterli. virgolette, eh. Sì, certo, eravamo, cioè, ancora con un fisico da esordiente primo anno, non puoi incominciare a utilizzare dei pesi di, non so, 100 kg, per esempio, non puoi, perché comunque è un fisico praticamente di un bambino e non è abituato a fare quegli sforzi. Magari poi rischia di rovinare, sì, magari ottiene delle vittorie negli anni, diciamo, giovanili, però poi è finito magari. Da junior non fa più niente poi, magari è una forza da allievo e poi da junior se non lo senti più. È giusto, è giusto, è giusto. Tanto ci tengo a salutare Giorgio Picaso, il presidente, che è venuto a farci visita e che dice brava Chiara e ci dà la buonasera a tutti. Insomma, Grazie. quindi anche il presidente si sta seguendo, siamo tutti qua. E quindi ritorniamo un po'. Cambiano tante cose con il crescere, con la categoria, come è giusto che sia. Come ti gestisci il tuo, come controlli il tuo corpo a livello di battiti cardiaci, hai il cardiofrequenzimetro, misuri il peso, una volta noi ci si misurava le pulsazioni con il dito, si Sì, è segnava, vero. addirittura io segnavo la strada che facevo, le sensazioni, l'alimentazione, poi dopo si entrerà anche nell'alimentazione. Diciamo, allora, noi ogni mese dobbiamo mandare a Stefano il nostro diario di allenamento, dove dobbiamo scrivere i chilometri che abbiamo fatto nell'allenamento e poi i chilometri, diciamo, totali, quindi di tutti gli allenamenti sommati. E poi dobbiamo scrivere anche le nostre sensazioni durante l'allenamento, che è molto importante. E successivamente dobbiamo anche scrivere il nostro peso, dobbiamo, diciamo, controllarcelo ogni giorno. Poi a volte anche a me è capitato magari di non pesarmi un giorno, però diciamo che il mio peso tendenzialmente rimane sempre quello. E poi diciamo che c'è anche detto di misurare almeno una o due volte alla settimana la nostra pressione appena sveglie di mattina, quando siamo proprio rilassate, per vedere anche comunque se il nostro cuore incomincia a essere, diciamo, in forma, in senso più, diciamo, il battito cardiaco si abbassa, più quindi tu sei in forma. E quindi almeno io l'ho capita così, poi sicuramente. Ha già capito quali sono tutti i segreti del campione, no? Insomma, e chiaramente con l'allenamento il battito cardiaco tende a Ovviamente. diminuire, e meno è il battito, e quindi è più
facile recuperare, no? Un atleta che ha 40 battiti a riposo recupera meglio poi quando andrà sotto sforzo. E ecco, mi fa piacere che la vostra società vi abitui a tenere questo diario, perché pensa, io il primo diario lo iniziai nel 1974 e ho durato per 15-16 anni e ho sempre tutti i miei diari dove è scritto tutto, l'allenamento che facevo, chilometri, peso, pulsazioni. Perché se una mattina magari la pulsazione di solito è a 44 e ti svegli che l'hai a 50, vuol dire che hai riposato male, magari è meglio fare un allenamento più leggero, ma a questo punto te ormai ho capito che sei un'esperta su queste cose, ma Beh, dai, no, c'è sempre da imparare, adesso sono proprio te all'inizio. l'ha insegnate tutte la società, Stefano, oppure c'è anche del tuo la curiosità, ti informi? Allora, mi ricordo che la prima volta che ho letto, non so, ad esempio, BPM o RPM, non avevo la minima idea di che cosa volessero dire, allora sono andata a cercare su internet, poi ovviamente ho capito, e quindi BPM frequenza cardiaca e RPM, diciamo, le pedate che si fanno al minuto. E allora ovviamente mi ha spiegato Stefano per quanto riguarda diciamo, il fatto di misurarsi la pressione, la frequenza cardiaca, mi ha spiegato tutto lui, diciamo, io ero veramente ignorante, lo sono forse ancora ignorante su questo punto di vista, e però comunque a volte vado, non so, a cercare su internet determinate cose, quindi sempre riguardo ovviamente il ciclismo e tutto. E ho notato anche da questo punto di vista che sono sempre più interessata al ciclismo, anche, non so, a vedere anche video semplici di volate di professionisti, cosa che in realtà non facevo l'anno scorso. Non lo so, sono veramente cambiata da questo punto di vista. Vabbè, sei cresciuta, è normale che sia così. E sì, anche perché io ho sempre, successivamente, quando ho cessato l'attività, ho sempre cercato di trasmettere il fatto che se tu sai cosa fai, l'allenamento riesce anche meglio. Cioè, quindi il sapere tutte queste cose che poi andranno a aumentare la tua conoscenza, quindi sapere che ti alleni per una determinata cosa, determinati battiti, poi arriverà anche i watt, anche se trovano il tempo che trovano, insomma, però sono importanti tutte queste cose che ti stanno insegnando proprio per il tuo futuro. Quindi mi sembra che tu abbia avuto la fortuna di trovare dalle prime società fino a quella di adesso la strada giusta per farti crescere. Sicuramente, quello sì, sicuramente mi hanno fatto crescere tutte quante, anche in questo periodo che comunque non è tanto che sono al Breganze, quindi diciamo che veramente sono cresciuta Entusiasta, ti già vedo in questo entusiasta. periodo. Sono molto entusiasta, veramente. Ecco, mentre questo argomento dell'alimentazione, che per voi femminucce è un pochino delicato, no? Perché siete tutte abbastanza golosette, come te lo gestisci? Mi dici alla Chiara Consonni, che mi disse: io dal nutrizionista non ci vado perché tanto la dieta non la so. Invece. No, io non faccio una dieta particolare, cerco semplicemente di mangiare sano perché io ero abituata negli anni passati a mangiare schifezze perché sono una molto golosa, veramente, mi piace mangiare tantissimo. E diciamo che adesso cerco magari, non so, prima dell'allenamento mangio ovviamente la pasta perché i carboidrati sono importanti, però poi bevo tanto perché ho bisogno di bere. Io anche quando sono in allenamento, che sia inverno o estate, almeno una borraccia va via. E poi sì, cerco magari invece che mangiare, non so, una merendina, mangio, non so, una mela o un mandarino.
oppure mangio un pacchetto di cracker se proprio proprio, però invece che mangiare le solite cose zuccherate che magari fanno male, ecco, preferisco evitare Quindi e poi cerco di impegnarmi anche su questo. non sveliamo i peccatucci di gola davanti a tutti. Qualcosa No. c'è, qualcosa c'è, qualche gelato di Sì, troppo c'è, sicuramente ma c'è. tutto fa parte. No, ma l'importante è avere l'equilibrio giusto, perché l'alimentazione è importante che ci sia. Ecco, Importantissima. qual Sì. è un'altra cosa importante per fare il ciclismo? Sicuramente la voglia di far fatica, perché quella bisogna averla, se no non puoi far ciclismo. Ecco, scusa, ti interrompo, ma Sì. perché voi donne in particolare avete tutta questa voglia di far fatica? Ma Bella domanda, come te la questa spieghi mi spiazza. questa voglia? Perché Bella domanda, questa non lo so, si vede che da quando sono piccola che sono abituata, quindi è diventata ormai un'abitudine voler sempre fare sempre più fatica. Boh, non so, è bella quando torno a casa, no? Dopo allenamento, che mi faccio la doccia e i muscoli si rilassano, che sono stati in tensione tutto il tempo durante allenamento. E non so, sei in quella situazione di relax dopo allenamento. Boh, non lo so, c'è qualcosa poi che diciamo mi una cosa per piace. chi non praticasse il ciclismo, che ci sono due tipi di fatica e sono molto diversi. Uno è la fatica di quando un corridore o una ciclista sta bene e quindi più la fatica diventa una sorta di soddisfazione, Sì. più pigi sui pedali e più i pedali girano e più che la Infatti. fatica non la senti. Discorso inverso è quando trovi la giornata di crisi, che gli Sì, la sua altri ti vanno giornata. via e te duri fatica a stare alla rota, incolli gli occhi sul tubolare della rota posteriore della tua avversaria e quasi quasi gli prenderesti la rota con la mano, cioè sono Sì, due eh fatiche un po' sì. diverse. Sì, è vero, perché ci sono ovviamente i giorni in cui sei proprio al massimo, mi è successo, non so, la scorsa settimana avevo fatto un allenamento proprio, ero al top quel giorno, e invece quando è stato giovedì scorso, invece a parità c'era anche un sacco di vento quel giorno, perché in questi giorni c'è tanto vento, e niente, quel giorno era proprio una giornata, poi era grigia, boh, si vede che era anche il tempo mi influenza molto, e niente, era proprio una giornata, no, andavo avanti proprio, neanche se mi spingevano a momenti. Ecco, ma cosa prediligi, la stagione calda o la stagione fredda? A Calda, parte l'acqua che ti calda. dà fastidio perché hai ancora un po' paura. No, la stagione calda perché io il freddo non lo sopporto, proprio quando, soprattutto quello pungente, proprio gennaio, quando parti con meno 3, no, veramente, quello proprio non posso vederlo. Anche perché poi magari se ti fermi un attimo per fare rifornimento, borraccia o cose del genere, poi ripartire è un trauma per me perché sono tutta fredda, no, 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 per carità. Anche quando fai magari dopo la salita, che sei tutta ovviamente calda per lo sforzo, e dopo devi fare la discesa e ti viene tutto il vento contro, freddo, no, no, no. Preferisco l'estate assolutamente, anche se è calda, preferisco l'estate. Ecco, quindi diciamo che queste, le grandi classiche al nord, dove c'è queste giornate di freddo, vento, Una bella duretta quella. ci Sì, sì, sarà sì. da abituarsi a affrontare queste, c'hai ancora 2 anni di tempo per affrontare queste, mentalmente queste gare. Mentre Sì. quest'anno, quali sono le tue gare in cui ambisci, che credi di essere in grado di poter dire la tua o che ti piacciono in maniera particolare? Allora, sinceramente non ho alcuna idea su cosa potrò fare, perché ovviamente non ho ancora avuto alcuna esperienza. Una gara che ci tengo abbastanza è quella di Ceriale, mi sembra, che faremo una gara il 13 marzo a Ceriale, vicino Savona, mi sembra. E è una gara che ci tengo perché mio papà ha sempre fatto la Iguaglia come gran fondo. E quindi diciamo che anch'io avevo fatto un mini percorso quando
piccola, proprio per i bambini, e quindi quella gara ci tengo a far bene, o comunque ci tengo, diciamo, a impegnarmi al massimo, ecco. Ecco, ma la tua famiglia, a parte il papà che è un appassionato di ciclismo e che è nato con la te sei nata quando lui era in bicicletta, no, magari. Però, Sì. la famiglia come la vive questa situazione? Raccontaci un attimino, di solito il papà e la mamma, i fratelli, se ci sono, io non conosco niente, voglio uscire da questa Allora, intervista e sapere tutto di te. mio papà mi ha sempre seguito, sempre proprio da quando sono piccola, non si è mai perso una gara, veramente. Diciamo che se non c'è lui, la mia giornata è un po' più triste perché anche quando non so, sono in gara, sento sempre la sua voce che mi dice dai, forza, non mollare, oppure vedo anche la sua espressione in gara, se mi dice dai, vai un po' più avanti, oppure dai, che va bene. No, veramente ci tengo veramente tanto che lui ci sia alle mie gare, anche perché prima della gara mi dice sempre di crederci sempre, perché comunque anche lui sa comunque delle mie capacità e anche lui crede sempre in me, ha sempre creduto in me e mi segue anche la mia piccola sorellina che è sempre con lui perché ha 3 anni e quindi è da poco. Lei mi ha sempre seguito e durante le gare mi diceva dai Chiara, così la sentivo in gara, è veramente sempre stato fantastico. E mia mamma invece diciamo che mi segue un po' di meno, perché comunque anche la domenica tendenzialmente lavora, essendo che lavora a un supermercato no, non mi segue molto e quindi mio papà c'è sempre, oppure a volte avviene anche la moglie di mio papà. E quindi anche perché così le dà una mano con la mia piccola sorellina e niente, ci sono sempre anche loro, ma soprattutto ecco, mio papà è sempre, spero sempre che continui a seguirmi anche quest'anno, anche se le gare magari sono un po' più lontane, ho proprio, diciamo, molto bisogno di lui quando ci sono le Questa è una bella cosa, no? gare. Questo attaccamento che le ragazze ciclistiche hanno con tutti i loro papà. Guai, no? Il ciclismo crea questo attaccamento, a volte si trovano delle famiglie in cui ci sono delle incomprensioni, invece mi sembra che questo sport tenda a unire la famiglia, no? Sì, soprattutto papà e figlia, perché comunque il ciclismo viene reputato sport da maschi, cosa che io non sono d'accordo. E quindi quando diciamo una bambina fa ciclismo è tipo oddio, mamma mia, e quindi anche mio papà è stato molto contento perché me lo dice sempre, mi fa hai fatto uno sport che non avrei mai creduto tu iniziassi a fare e quindi non pensavo neanche che ti potesse piacere una cosa del genere, quindi è una cosa anche che ci accomuna, una passione che ci accomuna. Infatti, anche quando usciamo insieme sono sempre contenta, è sempre divertente. Quindi, ecco, Poi mio ora papà è la cominci mia ad avere anche grande l'età, fonte. magari di dargli qualche lezioncina in bicicletta. Certo, infatti è capitato quando sono andata insieme all'allenamento con lui, no? Allora a volte ci stuzzichiamo e gli dico dai, facciamo che arriva primo. E soprattutto gli faccio qualche volatine tattiche al cartello. E oppure quando arriviamo qua sotto casa nostra, allora io gli faccio la finta, lui parte o io parto, e alla fine magari anche discutiamo su chi ha vinto, ma proprio così per scherzare. Lui dice no, ho vinto io, oppure io gli dico no, non è vero, ho vinto io. Soprattutto sui cavalcavia, perché so che lui fa fatica un po' magari in salita, allora gli faccio la volatina, magari stando a ruota, ovviamente poi lo supero sul cavalcavia. No, anche io penso che queste sono cosine, sono cose simpatiche che succedono, che accadono fortunatamente, spero a tutti, perché sia anche non solo alle femmine ma anche ai maschi, perché sono cose carine che trasmettono affetto e felicità. Io comunque credo che sarà perché se lo seguo lo sport femminile. Ho iniziato a seguire il calcio negli anni 90, il femminile, quando nessuno aveva il coraggio di avvicinarsi. Lo sport è bello tutto e le donne lo stanno interpretando in maniera eccellente. E
quindi se, io credo che non esiste più lo sport maschile No, o lo infatti, sport sono d'accordo. femminile. Esiste lo Sono sport, nel d'accordo. calcio oggi la nazionale italiana femminile ha battuto 1-0 la Danimarca, fino a qualche anno fa era una cosa impensabile, si prendeva le goleade, invece oggi le ragazze hanno avuto le strutture che si meritavano e stanno nel ciclismo. Diciamo siamo un pochino più avvantaggiati perché le cicliste italiane vincono. Hanno sempre vinto tante Veramente. medaglie. Te come le vedi queste grandi Marta Bastianelli, Longo Borghini? C'è una ciclista da cui prendi insomma, degli spunti? Diciamo che provo molta stima per Elisa Balsamo, veramente tanta, è una grande ciclista e soprattutto mi ha fatto emozionare quando ha vinto i mondiali, perché veramente è stata grande. Ovviamente anche lì si è molto visto come il gioco di squadra anche ha portato anche alla vittoria di Elisa, perché comunque c'è da dire che anche tutta la nazionale si è impegnata molto per quel mondiale e è stato un orgoglio, ma anche in pista abbiamo visto non so, la fidanza oppure anche la Letizia Paternoster che hanno vinto i mondiali, cioè veramente è stato un anno da questo punto di vista molto pieno di vittorie per la nazionale italiana femminile e anche maschile sicuramente, però quelle femminili veramente se la meritano tantissimo e diciamo che anche svegliato molti che dicevano ah ma tanto sono delle buone a nulla le femmine, quindi sì, sono proprio veramente hanno dato orgoglio all'Italia, diciamo. Sì, le ragazze del ciclismo, come anche in altri sport, hanno sempre dato delle grandi soddisfazioni agli sportivi italiani per le loro performance, non solo per le vittorie, ma per come interpretano lo sport. E poi si sa, insomma, il ciclismo è uno sport duro, no? È uno sport molto duro e ci vuole. E la cosa che magari tanti mi chiedono, ma come fanno queste ragazze così carine, belline, trucche trucchettate, tutte, e poi montano in bici, diventano delle guerriere, scendono di bici e risono le ragazze. Ci sono delle doppie personalità, oppure la donna ha tutte Vero. queste grandi peculiarità che spiegacelo un po', come fate? È vero, l'ho notato anch'io, quando diciamo siamo con i nostri amici, anche nella nostra vita quotidiana di sempre, siamo delle persone. Quando invece, non so, c'è la gara e inizia la gara, ti trasformi proprio hai proprio un livello di concentrazione molto alto e quindi tendi a pensare solo alla gara in quel momento, non pensi a nessun'altra cosa. Infatti, quando le mie compagne di squadra mi vedono prima di una gara, mi dicono: ma non ti riconosco più perché proprio divento seria. Io sono una ragazza molto, diciamo, socievole, mi piace scherzare veramente tanto. Quando invece prima della gara completamente, divento seria, incomincio ad essere concentrata. Infatti mi hanno detto anche di rilassarmi un po' di più perché comunque la tensione veramente era tanta. Però non so, veramente diventi un'altra persona, diventi anche magari un po' più cattiva, ecco. Se Ecco, magari è devi. lì dovevo arrivare, no? Magari una tua Sì. amica, un ragazzo che esce con te, mai si immaginerebbe che potrebbe rischiare anche una bella gomitata. No, no, è vero, si diventa un po' cattivelli quando si entra in gara. Soprattutto, diciamo che mio papà è rimasto malissimo dal fatto che ha notato che le ragazze sono molto più cattivi dei ragazzi in gara. Veramente. Ma No, questo però l'ho notato anch'io. spiegaci questo punto, perché sennò potrebbe causare dei malintesi. Cosa intendi perché le ragazze sono Diciamo più che cattive? i ragazzi, se devono passare, passano, cioè non fanno niente. Magari sì, si danno qualche spallata. Vabbè, i ragazzi poi hanno un altro modo di correre rispetto alle ragazze. Io ho notato per mia esperienza, diciamo, perché ho corso anche con loro l'anno scorso, con quelli ovviamente gli esordienti, perché le donne allieve correvano con gli esordienti.
però noi ragazzi tendiamo più a anche spostarle se devi passare, dare una gomitata in più, una schiaffetta in più. A volte io mi sono anche sentita insultare, per niente alla fine. Quindi Cioè, non è secondo che me. se te dici spazio, 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 fammi fatti, ti fanno passare. No, 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 lì proprio È la bisogna volta che ti spostarle. chiudono. No, no, bisogna che le sposti tu perché sennò loro non ti fanno spostare, ti dicono scusa perché devo farti passare, insomma. Cioè, ci sono io qua. Quindi Sì, è un sicuramente. modo diverso, però insomma la competizione porta anche a questo, però sempre grande rispetto, comunque. Sì, Io sempre vedo le rispetto per le ragazze, anche persone. negli uomini, però il ciclismo, diciamo, è l'unico sport, secondo me, che dopo l'arrivo il secondo va a stringere la mano al primo. Sì, Succede sì, anche sì. nelle donne? Sì, sempre, sempre, anche quando, non so, si sale sul podio, ora ovviamente col Covid ti davi il pugno, però sempre si sono date le mani, si sono congratulate, sì, purtroppo, sempre si sono congratulate l'une con l'altra. È successo anche che alcune invece si siano un po' dette su perché erano successe delle scorrettezze in gara e questo non c'è da dire niente, però poi magari si sono chiarite dopo. L'importante è questo. Senti, ma siccome siamo vicini alla scadenza dell'ora, l'ultima domanda. Cosa bisognerebbe fare per te per dare più spazio, per far conoscere di più il ciclismo femminile, dare di più spazio e promuoverlo? Diciamo che secondo me anche la pubblicità vale molto perché ad esempio canali come Eurosport fanno vedere solo gare maschili, praticamente. Fanno vedere le gare femminili, magari 4 minuti, gli highlights per esempio, 4 minuti su una gara magari che era stata di 100 km, quando invece fanno vedere le dirette totali delle gare dei maschi e quelle delle donne magari le fanno vedere alle 9, 10 di sera, quindi le persone a quell'ora lì, ora non dico tutte perché 9, 10 magari è ancora presto, però non è che si mettono a guardare delle gare per poi cosa, 4 minuti. Invece durante il giorno veramente ci sono continue gare dei maschi e anche questo influisce diciamo, sulla condizione del ciclismo femminile, secondo me. Quindi Dovrebbe una questo pubblicità maggiore. è il messaggio e la richiesta di Chiara. Maggiore spazio in televisione per il ciclismo femminile. E non solo Sì. negli streaming, perché ora nel World Tour c'è l'obbligo minimo dello streaming. Le corse, questo che ho sempre detto anch'io, le corse vanno fatte vedere, le gare delle ragazze, perché oltretutto sono belle, sono tecniche, sono di forza.